Buonasera, oggi abbiamo lavorato su una bellissima modella che è Sahel. Ho voluto pensare ai toni ovviamente dei colori etnici dell'Africa, che è la tua provenienza, giusto? Dove sei? Camerun. Quindi ho voluto pensare ai colori caldi, solari dell'Africa. Ho utilizzato, come possiamo dire, nella palpebra mobile un ombretto dai toni ramati, un colore più caldo sulla palpebra fissa che è un rosso e un punto luce dorato. Ho allungato leggermente l'occhio con un eyeliner e dentro l'occhio ho voluto inserire il classico kajal per dare più intensità all'occhio. Per quanto riguarda le labbra, ho voluto invece giocare su effetti molto più nude e trasparenti, ma con delle texture più metalliche, proprio come la tendenza di oggi vuole. Truccare la pelle nera richiede comunque molta attenzione. Dobbiamo stare attenti all'utilizzo dei correttori. I correttori vanno proprio individuati in base al proprio sottotono. Nel caso di Sahel abbiamo un marrone che tende leggermente al bluastro, quindi per eliminare questo sottotono bluastro ho utilizzato un correttore leggermente aranciato, corallo, per illuminarla all'inizio. Dopodiché ho steso un fondo color cioccolato, per uniformare bene l'incarnato, ho fissato il tutto con una cipria sempre dai toni caldi e ho poi utilizzato un fard sempre aranciato sopra lo zigomo. E in ultimo, per dare comunque un effetto ancora un po' più prolungato alle ciglia, ho utilizzato anche delle ciglia finte. E quindi niente, vi ringrazio per la vostra attenzione e ci vediamo a Face Place. Visitate il nostro sito www.faceplace.it. Ciao dall'Accademia Face Place. Ciao Sel, e merci beaucoup. Tu es très très gentil. Merci.